Subsoul amici, bentornati o benvenuti nel mio canale. Io sono Danai e oggi siamo qui per qualcosa di più, diciamo così, utile per tutti noi che amiamo The Sims e per chi come me ama il materiale personalizzato. Io, che sono una persona che si annoia veramente molto facilmente, il materiale personalizzato è un po' il santo graal, non posso vivere senza il santo graal. Quindi sì, senza il santo, vabbè, ciao ragazzi. Volevo dire senza il materiale personalizzato o i CC, come tutti sapete, o se non lo sapete ve lo dico adesso, esistono due tipi di materiale scaricabile da aggiungere al gioco, o meglio i CC, che sono i costume content, vale a dire materiale personalizzato come capelli, mobilia, abbigliamento, skin, occhi, genetica, tutte queste cose qua, che non cambia il gioco, semplicemente aggiungono degli elementi. E poi ci sono le mod, che sono file script che cambiano proprio le dinamiche di gioco, come per esempio la Slice of Life, la Wish, la Wicked Whims, la o la MCC Command Center, quelle sono mod. Per chi ha però il materiale personalizzato è essenziale che sia sempre fissato. Quindi ovviamente il programma più utile per tutto questo è chiaramente The Sims 4 Studio. Sicuramente molti di voi già lo conosceranno, se non lo conoscete adesso scoprirete la sua esistenza, e io ho pensato di fare un video proprio per spiegare un po' come usarlo, utilizzarlo, perché è molto utile, ma se non si sta attenti si potrebbe anche fare dei pastrocchi. Ovviamente The Sims 4 Studio è un tool anche per creare mesh, per creare abbigliamento, insomma oggetti, cose del caso. Noi questo non ci interessa, faremo solamente il fixaggio del materiale personalizzato scaricato. Allora, aprendo The Sims 4 Studio si aprirà così. Qui vabbè, creator name se voi volete diventare dei creatori di materiale personalizzato. Ah no, al momento non ci interessa. Merge package, cosa sarebbe? Praticamente vi unisce dei package in uno solo, riduce lo spazio, ma attenzione, perché in realtà l'unione dei package può creare dei problemi nel gioco e nel materiale personalizzato. Io quindi non lo consiglio assolutamente. Unmerge package ovviamente fa l'esatto opposto, quindi se avete scaricato qualcosa o avete unito qualcosa, con questo lo potete separare e rendere ogni capello singolo. Separare, unire, io intendo quando per esempio scaricate un set di capelli, che ne so, ci sono la versione con i colori naturali e la versione con colori innaturali. Questo ve li potrebbe unire in un file solo, questo invece ve lo ridivide mantenendo i colori naturali in un file e i colori innaturali in un altro file. Quindi questi due ragazzi non lo usate, non li unite, perché a volte comunque danno problemi. Quello che ci interessa, a volte noterete che i sim hanno i capelli scaricati con magari dei riflessi che sembra quasi che invece che i capelli siano vetro, e oppure potrebbero far conflitto. Quindi quando si scarica qualcosa di nuovo è sempre consigliabile fare questa cosa. Ovviamente va scaricato questo programma, vi lascerò il link in descrizione, e per farlo basta andare qui, batch fixes, cas. Queste cose ve le dico tra poco, intanto possiamo fare fix cats and dog patch glass hair, che è appunto il problema dei capelli che hanno l'effetto di vetro. Qui cercate la vostra cartella mod, mi raccomando quella in documenti, io ce l'ho in D perché ho fatto lo spostamento della cartella, ma questo voi sicuramente l'avrete in C, a meno che non abbiate spostato la partizione. Comunque l'avrete in C, documenti, electronic arts, The Sims 4, mods, la cartella che vi interessa. Non ho capito perché mods, no, quindi ve lo faccio anche vedere a questo punto. Io ripeto, ce l'ho in D, voi quasi sicuramente l'avrete in C. Documenti, electronic arts, The Sims 4, ok, mods, e gli diamo ok, e lui vi troverà questa cosa, backup folder, dove lui vi mette il materiale backuppato. Quindi una volta fatto questo gli dite semplicemente run e lui vedete che carica. Io ci metterò un po' perché ragazzi io voglio mostrarvi la mia cartella mod, è questa, c'è il mondo qua dentro. Vediamo quanti sono, questi c'è anche last exception, le possiamo cancellare. C'è la bellezza, li sta ancora contando.
7116 file, quindi chiaramente ci metterà un po'. Questo lo potete fare con tutta la cartella Mozzo. Questa cosa ve la dico, ma vi resterà utile saperlo per il passaggio successivo. Intanto noi aspettiamo con molta fiducia e pazienza che lui abbia finito il caricamento. Ovviamente la velocità dipende da quanti file avete. Se avete 4 capelli in croce, chiaramente ci metterà pochissimo. Se invece come me avete 7000 e passa file di materiale personalizzato, mod, eccetera, ci metterà molto di più. Quindi pazientate e aspettate che arrivi in fondo. Ok, abbiamo fatto anche questa. Allora, io questa lo continuo a farle da sola, però voglio ricordarvi quali sono quelle da fare, e potete farlo con tutte i file all'interno. Cioè, allora, update CAS CC, fix mail, fix underwear, fix swimwear button tags, update CAS CC pets patch, fix cats and dogs patch glass, season basic patch fix e bone. Questi li dovrete fare tutti. Una volta che avrete fatto questi, ci sono anche altre cose interessanti. Se per esempio non volete che il vostro materiale personalizzato, come capelli o gli occhi o il trucco, il make up, non vengano inseriti, applicati anche ai sim che vengono generati automaticamente dal gioco, creando quella sottospecie di nuovi mostri, allora il procedimento è possibile, ma un pochino più laborioso. Per farlo, prima di tutto andate dentro The Sims 4, la cartella documenti Electronic Arts The Sims 4 mod, e da qui, io l'ho già fatto in realtà, dovete togliere, infatti per questo ragazzi dividete sempre il vostro materiale personalizzato, mi raccomando, in cartelle. Io vedete accessori, animation, bird by mod, qui CC vuol dire che sono cose un po' random, clothes, decor, eyebrows, eyelashes, tutte, io le divido tutti per categoria, fatelo anche voi. Da qui però voi dovete assolutamente togliere, se le avete ovviamente. Io ci tolgo tutte le mod, tutte quante, infatti sono tutte qua, tolgo gli occhi, tolgo tutti i file replacement, specialmente quelli degli occhi, perché altrimenti ragazzi poi dovrete riscaricarli, perché vi corromperà il file del replacement, dovrete riscaricare di nuovo. C'è da togliere anche questa qua, quella no eyelashed, dov'è? Appena la trovo, scusatemi, non riesco a trovare, eccolo qua, questa, la mod che toglie le ciglia di default del gioco. Mi raccomando, toglietela, perché altrimenti questi file verranno corrotti facendo questo procedimento. Una volta che l'avrete spostati da qualsiasi altra parte, ovunque voi vogliate, non vi resta che andare su Batch Fix e fare Disallow for CC Random, Disallow CC for Aliens, Allo ovviamente li riabilita, Disallow è disabilita, Allo è abilita. Io i Disallow li fo praticamente tutti, in realtà For Shower l'ho fatto ma continuano a metterseli perché quello credo sia un bug. Comunque, allora, come prima, Disallow CC for Random per esempio, quindi li andiamo a disabilitare, sì tu hai ragione, non so perché ti tiene questa, andiamo a disabilitare i CC per tutti i sim che non creiamo noi, quindi almeno non ci vedremo più gente con attaccatori dei capelli rosa, il capello verde e magari il cappello che fa conflitto col capello, quindi ti ritrovi nei capelli le strisciate di colore assurde. Questo serve proprio per evitare questa cosa orrenda. E anche qui ragazzi, tanta pazienza che arriveremo prima o poi alla fine. Credo di avervi detto un po' tutto, perché in realtà non c'è molto altro da dire, le cose fondamentali sono queste. Ovviamente c'è, ecco, ho raccomandato questo, quindi non lo posso fare. Aspettiamo che abbia finito, vi dico l'ultima cosa prima di salutarci. Ok ragazzi, ho fatto anche questa cosa, quindi come sempre vi si aprirà questa cartella, vi dice quello che ha fissato, in questo caso veramente tanti, 3253 file fissati, chiudete. Altra cosa, perché questo è il CAS, ovviamente è per tutto il materiale personalizzato che riguarda il CAS, quindi capelli, vestiti, accessori, dettagli pelle e via così. Ma se avete anche gli oggetti, ci sono anche gli oggetti, quindi ragazzi, fix, 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 tutti praticamente, questi veramente tutti, se nessuno è escluso, fateli tutti. Detto questo, credo non ci sia nient'altro da aggiungere, tanto comunque il funzionamento anche di questi è identico, spiccicato a quello del CAS.
Io spero che questo video vi sia stato utile, di aver chiarito un po' le idee a chi magari poteva averle confuse, come la mia amica Jenny Simmers, che mi ha dato l'idea appunto per questo video tutorial. È una cosa molto utile dei Sims 4 Studio per chiunque utilizzi il materiale personalizzato, quindi usatelo con questa accortezza. Ovviamente una volta che avrete disabilitato tutto quanto, riprenderete le vostre cartelle con le mod che vi avevo detto, i replacement eccetera, e gli risposterete di nuovo al loro posto, quindi documenti Electronic Arts The Sims 4 mod, e riporterete lì. A quel punto avviate il gioco sarà pulito. Chiaramente ragazzi, nei sim già creati non va a togliere il materiale personalizzato, quindi se avete già un salvataggio in cui ci sono nel quartiere The Sim con l'attaccatura rosa, il capello biondo, le ciglia assurde con l'anello che fa conflitto e allora crea tutte le mascherine con 3000 veli in testa, quelli resteranno perché questo va ad agire su nuovi creati, quindi è normale che rientrando nel gioco, se già andate in un salvataggio già esistente, possiate ritrovare altri sim con accessori e materiale personalizzato addosso, ma da quelli nuovi non accadrà più. Questa cosa però ovviamente va fatta ogni qualvolta voi scaricate del nuovo materiale personalizzato. Per risparmiare tempo potreste anche mettere nuovo materiale personalizzato in una cartella a parte, magari sul desktop, prima di inserirla all'interno della cartella mods di The Sims 4. Magari nel desktop create The Sims 4, come ho fatto io qui per esempio. Qui ora abbiamo Clothes, quindi andate a prendere la destinazione di questo e lo fate da lì al momento di scegliere, no? Da qui, no ragazzi, ve lo ricordo. Da qui ci metterete desktop, la cartella che avrete creato voi, finale mod. In questo modo, diciamo, andrete a fissare solo i nuovi. Chiaramente se usciranno poi in futuro nuove game pack, nuove espansioni, ci sarà bisogno probabilmente di riscaricare la versione aggiornata di The Sims 4 Studio, che tanto vi lascio, ripeto, il link in descrizione, e rifare lo stesso lavoro delle nuove problematiche che potrebbero essere uscite con l'aggiornamento, con l'espansione, quant'altro, su tutti i CC. Quindi mi raccomando, l'accortezza da usare sono queste: togliere il placement e il mod per togliere le ciglia, fondamentalmente, dalla cartella quando disabilitate il materiale personalizzato. Per il resto potete lasciare anche tutto. Io adesso vi saluto, vi lascio alla vostra serata, alla vostra giornata, non so che ora starete guardando questo video. Spero vi sia stato utile, se è così lasciatemi un like e un commento. Vi invito anche a iscrivervi al canale per sostenermi se vi piace ciò che porto nel canale. Chiaramente vi ricordo che ho anche da pochissimo aperto il mio canale Instagram, mi trovate sotto Danai Sims, comunque anche tutti gli altri link dei miei contatti social network li potete trovare sempre nel box informazioni qua sotto. Io vi mando un grosso bacio e vi do appuntamento alla prossima volta. Subsol!